valorizzare la città in tutti i suoi punti. Certo, bisogna valorizzare la città, questa è una scalinata bellissima da cui si vede anche Piazza De Ferrari, è nel centro, è nel cuore della città e deve essere valorizzata come nel mondo sono valorizzate le scale. Ricordiamo soltanto Trinità dei Monti a Roma, che è diventata un landmark della città, così questa scalinata può diventare il landmark della nostra città. Noi ci contiamo. Dopo 14 anni restituiamo ai genovesi la loro scalinata. Era ora, eh? Devo dire che 14 anni sono passati anche in un baleno, perché poi sembra ancora ieri quando abbiamo presentato la domanda. La cosa divertente è che erano 4 anni che stavamo cercando di occuparcene, quindi sono 14 più 4 fanno 18. Siamo ormai alla maggiore età. Devo dire che la complicanza delle procedure è stata micidiale, però poi siamo finalmente con un po' di cocciutaggine riusciti ad arrivare in fondo. E mi sembra che sia un bel risultato, soprattutto per una città che in questo momento ha bisogno un po' anche di tirarsi su di morale. Credo che sia un segnale da parte nostra, ma da parte dell'attenzione della città, da parte del mondo bancario, eccetera, di grande attenzione a una città che ha bisogno di segnali positivi e di un po' di entusiasmo e di un po' di ottimismo. Soprattutto questo appoggio dei privati anche su certe idee di restyling del comune. Beh certo, l'appoggio dei privati è essenziale nel fare queste cose perché ci dà la possibilità di trovare finanziamenti e andare veloce. Io sono assolutamente favorevole a questo. Un posto da aperitivi, da cene, da riunioni, da matrimoni, da battesimi, da piccoli congressi. Tutto quello che si può fare in un locale che come questo vuole essere a disposizione della città. E anche a disposizione del municipio, che avrà la possibilità di usare il bellissimo terrazzo. Il municipio ha 15 giorni come convenzione, quindi come accordi contrattuali col comune, 15 giorni a disposizione gratuita per fare le sue manifestazioni, che siano riunioni, che siano presentazioni. Nel passato col municipio abbiamo fatto qua delle magnifiche sfilate, per esempio. La scalinata sembra fatta apposta, un po' come Trinità dei Monti a Roma, diceva anche il sindaco, per essere una scalinata aperta sulla città dove far scendere le modelle che sfilano, piuttosto che presentazioni di nuovi prodotti o di automobili o di quello che si vuole, a disposizione. In un punto che non è scollegato dal centro, perché da qui i genovesi lo sanno, ma ribadiamo che si può vedere Piazza De Ferrari. Allora, l'asse Piazza De Ferrari... Piazza Tommaseo è l'asse di via 20 Settembre e Corso Buenos Aires. Dalla terrazza c'è una vista sulla città meravigliosa e si fronteggia e si vede Palazzo Ducale. Quindi credo che questo sia, come dire, riappropriarsi di un frontale, di un fondale della nostra città che era un po' malmesso, perché lo vedete anche voi come è stato ridotto, 20 anni che è chiuso e abbandonato. I genovesi potranno tra 2 anni, ma speriamo anche prima, godere di questa scalinata. Speriamo anche prima, ci contiamo tutti.